rallentare tutte le tensioni che si accumulano soprattutto nella zona del collo, delle spalle. Oggi abbiamo su Arasule SMR una giovane artista e modella. Chiara è una creatrice di gioielli e modella anche di body painting, ma posa anche per delle scuole di pittura e di arte e vive a Firenze. Vi invito a seguire il suo profilo Instagram. Giù in descrizione vi lascerò il link. Oggi faremo per la prima volta su questo canale un video di healing session, una sorta di Reiki roleplay. In questo video andremo a fare un po' di coccole ASMR a Chiara e un po' di massaggio. Ma prima di cominciare andiamo a energizzare l'ambiente e a purificarlo. Cominciamo a aumentare il potere vibrazionale della stanza usando questo fantastico strumento che mi è stato regalato da uno di voi. Per continuare l'energizzazione della stanza e dell'ambiente, andremo ad accendere il Palo Santo. Per chi non lo conoscesse, è un legno che proviene dall'America Latina, estremamente profumato, che viene utilizzato in tutti i casi di purificazione degli ambienti, ma anche della persona. Serve proprio ad aumentare il potere vibrazionale e a purificare dalle energie negative.
a mio avviso molto gradevole. Spero che anche a Chiara piaccia. Per favorire un po' il rilassamento della nostra ospite, cominceremo a fare un delicato massaggio al cuoio capelluto con questo attrezzino. Tu, Chiara, rilassati, chiudi gli occhi. Adesso che tutti i presupposti per rilassarsi e per lasciarsi andare, diciamo che ci sono, cominceremo a fare un po' di rimozione dei pensieri negativi.
spesso abbiamo troppe preoccupazioni, troppi pensieri che ci affollano la testa e quindi sarebbe bene riuscire sempre a ripulire un po' la nostra mente da tutto ciò che ci affligge, ci incatena, ci imprigiona. Adesso andiamo a fare un altro massaggino con questo attrezzino, una sorta di tracing. Molto, molto delicato sul cuoio capelluto. Favorire il rilassamento. Siamo idealmente con questi movimenti di allontanare tutti i pensieri che ci disturbano, che ci fanno star male. Questo è una coccola che potete fare anche da soli a casa, se avete uno di questi bastoncini per capelli. Oppure se avete anche quell'altro attrezzino che ho usato prima per il massaggio al cuoio capelluto. Adesso passiamo a un massaggio molto molto leggero e delicato che io farò con un olio. Questo è un olio al monoi. A me piace molto perché è comunque un olio naturale. Ha un profumo molto inebriante, spero che a Chiara piaccia. E fa anche molto bene alla pelle.
massaggio sia sempre una cosa molto molto piacevole da ricevere, anche se non è fatto magari da professionisti, e può essere sempre una buona idea anche appena alzati o la sera prima di andare a letto, se è possibile magari anche fare un po' di automassaggio per allentare tutte le tensioni che si accumulano soprattutto nella zona del collo, delle spalle. È importante anche massaggiare le orecchie per allentare tutte le tensioni che spesso abbiamo anche sui muscoli della testa. Molto spesso il mal di testa viene proprio dalla tensione delle fasce muscolari. E massaggiare tutto l'orecchio va a stimolare i vari punti dell'acupuntura. E è molto collegato appunto anche alle fasce muscolari della testa. Sto massaggiando, facendo una leggera pressione sulla zona delle tempie, qua sopra le orecchie, sempre per allentare eventuali tensioni e stanchezza. Se quando provate magari da soli a casa a farvi un automassaggio al collo, alle spalle,
potete provare a fare una sorta di visualizzazione. Potete immaginare che ogni passaggio della vostra mano, che fa così, parte dall'alto e va verso il basso, porta via un po' di stanchezza, porta via un po' di preoccupazioni, in modo che quando arriverete alla fine di questo automassaggio avrete la sensazione di essere molto molto più leggeri, di esservi liberati da un po' di fardelli della giornata. Se poi avete la fortuna di avere a casa qualcuno che vi possa fare un piccolo massaggio, magari anche meglio. Purtroppo nella nostra società abbiamo un po' perso il contatto fisico, abbiamo un po' perso la capacità anche proprio di toccarsi, di farsi una coccola, siamo molto presi dalla frenesia delle cose, quindi raramente riusciamo magari a prendersi un po' di tempo anche per farsi una semplice coccola. A volte, quando siamo molto concentrati, tendiamo anche a serrare la mandibola e quindi andiamo ad infiammare un po' la muscolatura. Ma ve ne accorgete perché nel momento in cui andate magari a massaggiarvi in alcune zone, se sentite dolore, è probabile che ci sia un po' di contrattura, quindi è proprio utile insistere delicatamente con il massaggio. Adesso andiamo a chiudere questo massaggio. Io voglio ringraziare tantissimo Chiara di essere stata mia ospite qui su Arasole ASMR e voglio ringraziare voi di averci fatto compagnia. Se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre ad iscrivervi, a lasciare un pollicino in su, ma stavolta vi invito anche veramente a leggere la descrizione del video e a seguire questa bravissima artista orafa e bravissima anche modella, perché è molto portata. Io vi ringrazio ancora e vi mando un bacino.